buongiorno a tutti. Diciamo che era programmato con il dottor Ruff, il direttore generale della formazione, questo incontro un po' più in là. Avevo espresso il desiderio di incontrarmi con voi per diciamo, ritornare anch'io nei banchi e in qualche modo trasmettervi un po' di conoscenze che avrei attinto dalla mia esperienza di 38 anni di magistratura. Però è stata troppo forte la tentazione, noi ci siamo incrociati in un altro paio di occasioni con voi in cui sono stato in questa sede o in altra sede, diciamo per altri motivi, però era troppo ghiotta l'occasione di avervi qui in un momento in cui siete particolarmente concentrati perché sta terminando il corso e quindi un po' simbolicamente passerete da Scilla a Carini, cioè dalle mani di chi ha avuto la responsabilità per conto dell'amministrazione penitenziaria, dell'amministrazione della giustizia, di organizzare il vostro percorso di formazione per un ruolo che è delicato, lo ha appena sottolineato il dottor Buffa, e sono certo che questo lo avete ben presente, passare quindi nelle mani di chi curerà una seconda fase della vostra attività, quella della gestione della missione nelle vostre funzioni, quindi la progressione della vostra carriera, il direttore generale del personale. Guardate, credo che questo sia il momento più bello della vostra vita, del professionale, della vostra carriera. Almeno credo di interpretarlo perché lo paragono al mio percorso professionale. All'epoca in cui io ho cominciato a fare il magistrato, il periodo di formazione di tirocinio si chiamava uditorato. Ogni inizio professionale è soltanto l'inizio, è soltanto la prima pietra che voi sarete in grado di mettere insieme con le altre pietre. Non so se finirete la vostra carriera nella nostra amministrazione, io me lo auguro, o prenderete altre strade. Molti di voi, è un ragionamento che abbiamo fatto sia con il dottor Buffi, con il dottor Parisi, con tutti gli altri, con l'altro direttore generale, voi siete un gran bel numero di consiglieri, presto di direttori. Venite tutti insieme perché c'è stato un congruo lasso di tempo in cui non ci sono stati concorsi. Voi tra qualche anno, forse poco più di 10 anni, sarete l'asse, come si dice, delle fondamenta, i pilastri portanti dell'amministrazione penitenziaria. Quindi quello che vi si chiede, quel mattoncino che giorno dopo giorno voi dovete costruire, ognuno secondo le proprie attitudini, non sarà soltanto quello di essere un buon direttore di istituto penitenziario, ma sarà quello di essere parte di un disegno un po' più complesso, che è il disegno di costruire un'architettura del sistema delle pene, sistema penitenziario del nostro paese per gli anni a venire. Che sono anni diversi, che sono anni che conosceranno una velocità di cambiamenti molto più tumultuosa di quella che abbiamo già conosciuto, che pure è del tutto inconsueta. E allora, che cosa vi dico? Vi dico che bisogna essere smart, non voglio fare il come si chiama? Il guru dell'informatica che dà i suoi consigli, però avete avuto degli indirizzi formativi importanti. Avete, immagino che avete imparato a rubare il mestiere nel corso delle visite, nel corso delle attività sul campo che avete già fatto. Immagino che saprete continuare a confrontarvi tra di voi, con noi, con l'amministrazione, ma anche con gli stakeholders estranei. Noi non dobbiamo
pensare di rappresentare un circuito chiuso. Abbiamo degli interlocutori importantissimi, che sono i giuristi come noi, che sono gli altri organi istituzionali, che sono organi terzi che servono a garantire i diritti dei detenuti. Penso innanzitutto al garante dei detenuti. Garantire i diritti dei detenuti. Questo è un compito, o meglio, garantire che sia rispettato il diritto nell'istituto penitenziario, da parte di tutti, a cominciare dai detenuti, che devono rispettare la nostra dignità, il nostro servizio che intendiamo rendere allo Stato. Lo dovete fare in maniera smart. Io quando eravamo costretti durante la pandemia a ridurre, a limitare le nostre attività e le nostre presenze in ufficio, per la verità io ho avuto quella che considero una fortuna, vivendo abbastanza vicino alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, di cui ero procuratore vicario, e essendo molti dei colleghi, la più gran parte dei colleghi non vivevano a Roma, diciamo, mi era consentito, tra virgolette, rendevo un servizio importante all'ufficio assicurando la presenza, ma in realtà era un grande vantaggio per me di potermi spostare a piedi sostanzialmente tutti i giorni, quindi uscivo, ho avvertito poco la reclusione. Naturalmente c'era più tempo di fare altro, mi sono iscritto a due corsi online ad Harvard e in uno diciamo, lì sapete, l'insegnamento è del tutto diverso, molto più fatto di esempi, di pratica, che non di aspetti teorici. Però c'è una storiella che mi ha colpito moltissimo, poi è stata riportata, l'ho vista anche su Instagram, probabilmente la conoscete. Per me è molto emblematica di come bisogna ragionare, di come dovete ragionare, imparare a ragionare. Guardate, voi, ve la dico subito, voi, ho detto, sarete garanti dei diritti, significa che dovete agire sempre secondo le norme, sempre secondo la legge, con buon senso. Ci sarà delle volte in cui sarete chiamati, ci saranno delle volte in cui sarete chiamati ad agire con equilibrio e buon senso, in qualche modo dando una interpretazione moderna, proattiva della regola. In qualche paese dell'Arabia, un possidente, un ricco possidente, muore e lascia ai suoi tre figli 17 cammelli. E lascia nel suo testamento l'indicazione che il primo figlio deve ricevere la metà di quanto egli ha lasciato, il secondo figlio un terzo, il terzo figlio un nono. Muore, si celebrano le esequie e i figli si trovano di fronte a questo problema. Hanno 17 cammelli e 17, come sapete, non è divisibile per 2, non è divisibile per 3, non è divisibile per 9. Allora, vogliono realizzare le volontà del genitore, ma non sanno come fare e pensano bene, indirizzati dalla gente del posto, di recarsi da una vecchietta che era dedita ad attività artigianali molto umili, però era considerata la saggia del paese. Vanno lì, le pongono il problema, la vecchietta, senza scomporsi, dice: girate l'angolo, c'è la mia stalla, prendete un cammello, questa storia si chiama la storia del 18° cammello, prendete un cammello e portatelo con voi. I tre eredi si portano il 18° cammello, hanno 18 cammelli, il primo se ne prende 9, il secondo se ne prende 6, il terzo se ne prende 2, quindi rispettando la metà, un terzo, un nono, 9 più 6, 15, più 2, 17, resta il 18° cammello e lo restituiscono alla vecchietta. Questo è
il modo che la nuova, il nuovo modo di stare insieme nella nostra collettività ci chiede di pensare, di essere smart, di trovare delle soluzioni. Voi vi troverete, mi avvio alla conclusione, a me piacerebbe tenervi per tanto, ma vi troverete in situazioni in cui non saprete cosa fare, e vi ho detto, attingete a quello che vi è stato insegnato, consultatevi, non abbiate paura di consultare con i vostri colleghi, meglio ancora con chi ha più esperienza di voi. Pericolo maggiore è quello di intestardirsi e chiudersi in se stessi. La mancanza di confronto porta soltanto ad errori. L'altro grande pericolo, lo dico giusto perché ieri abbiamo trattato un caso che mi ha ispirato delle riflessioni, se vi trovate di fronte a un guaio, perché a tutti capita di sbagliare, fermatevi. Parlatene con i vostri capi, con i provveditori, con il direttore generale, con il capo dipartimento. C'è un capo dipartimento oggi che insomma, è aperto, lo dico scherzando, è aperto a sentirvi, è abituato nel corso degli anni, ne ho visti di tutti i colori, potete immaginare, innanzitutto da parte dei miei collaboratori, ho governato le forze di polizia specializzate nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo di tutta Italia, quindi insomma, ne avrò visto di cose che non sono state fatte bene. Parlatene, mettetelo per iscritto, non cercate di nascondere, perché se cercate di nascondere, a parte il reato, ma vi inserite in una catena di errori che non sarà più recuperata. Avrete paura, quindi non sapete cosa fare, è la soluzione. Avrete paura. Il nostro è un compito difficile, è un compito un po' da pronto soccorso, solo che il medico del pronto soccorso ha subito empatia per il soggetto da soccorso. Non si pone proprio il problema del perché arriva il politraumatizzato, se correva un po' troppo con la moto, o se invece è stato investito da un automobilista sotto gli effetti della cocaina. Per lui è un paziente a cui salvare la vita. Noi abbiamo più difficoltà perché i nostri pazienti sono stati considerati dei criminali, quindi sono delle persone che hanno violato la legge. Avrete quindi paura di loro. Però bisogna reagire sapendo di essersi comportati e volersi comportare sempre secondo le regole, ovviamente segnalando le cose alle autorità competenti e adottando le misure necessarie. Chi non ha paura è un incosciente. Bisognerà imparare a governare la paura, ma bisognerà imparare a guardare dritto negli occhi i nostri interlocutori, perché noi rappresentiamo lo Stato nel momento in cui li condanniamo, nel momento in cui li aiutiamo a recuperare. Vi è stato insegnato che l'articolo 27 ci dà un mandato, in realtà non lo dà solo a noi, questo è importante, il mandato della riabilitazione, del recupero sociale del reo. Se no la pena non ha senso, non ha significato. Guardate che questo è un mandato, quello dell'articolo 27 della Costituzione, che è innanzitutto per il legislatore. Una pena smisurata o una pena irrisoria non hanno effetto riabilitativo, non hanno nessun effetto verso il miglioramento della personalità del soggetto che ha commesso il reato. È un mandato che è rivolto al giudice, che irroga la pena. Una pena nell'ambito dei limiti edittali, troppo alto, troppo basso, è inefficace. È un mandato per la parte che ci riguarda, che deve guidare la nostra azione.
se noi lasciamo che la pena che i nostri detenuti stanno scontando sia del tempo che loro trascorrono dietro le sbarre, dietro una porta, dietro un blindato, 4 ore fuori, 6 ore fuori, noi non stiamo adempiendo al mandato costituzionale. Noi dobbiamo lottare credendoci fino in fondo, nella consapevolezza che non vale per tutti. Dobbiamo offrire la possibilità, come me la sono offerta io durante la pandemia, approfittando di quelle ore in più per curiosare su internet e mettere a frutto degli interessi che non avrei potuto coltivare in altri momenti. Dobbiamo consentire a queste persone di utilizzare un periodo che la nostra comunità ha deciso che trascorrano con delle limitazioni fisiche, non solo fisiche, molto importanti. Dobbiamo dargli l'occasione di un ripensamento, di un ricollocamento nell'ambito della società. Molti non hanno avuto le possibilità, le scelte quando erano giovani, quando erano ragazzi, che abbiamo avuto noi. È un compito difficile il vostro ed è un compito ancora più importante perché, vi dicevo all'inizio, voi, il vostro modo di interpretare il ruolo di direttore di istituto sarà tutti, per tutti insieme la cifra che contrassegnerà il sistema penitenziario di Verona. Non so se l'ho detto prima, ma nel giro di 10-12 anni qualcuno di voi avrà un ruolo anche importante, decisionale, a livello un po' più grande, un po' più elevato, e quindi contribuirà alle scelte e alla formazione di un nuovo modo di pensare. Dovremo essere pronti, in grado di raccogliere quelle che saranno le istanze nuove, le istanze che la collettività ci porrà, che i decisori politici ci indicheranno. C'è l'altro grande tema, il rapporto con la polizia penitenziaria. Non scendo nel dato tecnico, lo avete studiato, sapete meglio di me, quanto me, le regole che impartiscono le indicazioni su come regolare, come comportarsi nell'istituto penitenziario, nei rapporti con la polizia penitenziaria, di fronte a degli eventi, quali sono i vostri poteri, quali sono i vostri doveri, quali sono i compiti della polizia penitenziaria. Io voglio trascinare, ho detto alla polizia penitenziaria, voglio trascinarli perché sono molto riottosi al momento sul terreno della partecipazione all'attività trattamentale. Lo dice la norma. L'area trattamentale deve essere innervata delle competenze, delle sensibilità, lo diciamo tutti, siamo tutti bravi a dirlo e a riconoscerlo, lo vedrete voi se non l'avete già visto. La polizia penitenziaria è quella più vicina al popolo dei nostri detenuti. Sono quelli che al di là dei compiti istituzionali e statutari si prodigano dal punto di vista umano. Il passaggio a chiedergli di partecipare al nostro percorso rieducativo è breve. Loro sono pochi, i nostri istituti sono sovraffollati. Sono quest'anno, non so se riusciremo in tutti gli istituti penitenziari a garantire alla polizia penitenziaria di godere di 9 giorni consecutivi di ferie. È una cosa terribile. Quindi comprendo la loro refrattarietà rispetto all'assunzione di nuovi compiti. Io vorrei tentare gradualmente e con l'aiuto di direttori che siano convinti di questa operazione, vorrei tentare di far comprendere che non si tratta di affidare loro dei compiti aggiuntivi,
ma si tratta di declinare in maniera diversa i compiti che già hanno. Vi dico tra parentesi un altro grande filone che, diciamo, nel quale ovviamente chiedo anche la vostra collaborazione, ma che è di importante qualificazione per la polizia penitenziaria, è quello dell'aspetto investigativo. Noi dobbiamo diventare come polizia penitenziaria un corpo investigativo. Abbiamo già fatto passi da gigante, abbiamo le specialità del GOM, del NIC, che sono invidiate in campo internazionale e che nei tavoli di lavoro, anche il CASA, che è il luogo dove vengono scambiate le informazioni in materia di terrorismo, rappresentano la voce della polizia penitenziaria, una delle voci più importanti. Bisogna spingere anche su questo terreno per creare finalmente delle piattaforme in cui le informazioni che noi possediamo all'interno degli istituti possano trasformarsi in conoscenza. Conoscenza che serve alla gestione della vita intramuraria, conoscenza che serve alla formazione di progetti individuali di progressivo inserimento, conoscenza che serve anche a veicolare agli organi investigativi i rischi di recidiva, serve a comprendere quale sia il livello di effettiva revisione critica che i soggetti hanno raggiunto. Quindi un'operazione di breve medio periodo in cui sarà importante la vostra partecipazione, una operazione di più lungo periodo in cui sarà non importante ma determinante quella della vostra sensibilità, diciamo l'architettura che la vostra sensibilità partorirà. È stata fatta una battuta anche da me sulla questione delle sedi. Io capisco che è importante, non ce lo nascondiamo, però vi voglio dire una cosa. Guardate, questa è la prima assegnazione della sede, sicuramente la graduatoria ha un suo peso, ma noi abbiamo fatto una scelta etica, ideale. Potevamo fare gli avvocati, potevamo fare la professione libera, potevamo fare altri concorsi. Ci siamo fermati a questo, o lo abbiamo scelto oppure abbiamo convintamente deciso di rimanere in questo mondo. Le assegnazioni successive terranno conto di quello che voi sarete stati in grado di esprimere. Concentriamoci su questo. Concentriamoci sulla nostra voglia di migliorare ogni giorno. E migliorare ogni giorno significa far diventare migliori se stessi, non guardare al vicino, al mio, non guardare al vicino o al collega e al concorrente. Ognuno di voi deve essere migliore di se stesso per offrire all'amministrazione e alle istituzioni un modello che possa non far funzionare soltanto un istituto penitenziario, ma, vi ripeto, concorrere alla crescita di un sistema penitenziario migliore. Concludo dicendo, raccontandovi, che poco più di un mese fa è venuto apposta da noi il ministro della giustizia giapponese. È venuto proprio al DAP ed è venuto perché voleva conoscere la realtà del sistema penitenziario italiano. Io gliel'ho chiesto proprio molto anche sfacciatamente. Dico: ministro, ma lei rappresenta una realtà sociale, civile, molto molto avanzata, ma perché viene in Italia da noi a farci domande sul sistema penitenziario, che insomma è noto per essere anche un po' traballante, ci sono giudizi anche internazionali,
non sempre felici, abbiamo i nostri problemi atavici, ci viene riconosciuto da tutti gli sforzi enormi che facciamo, però insomma, non mi sembra che possiamo considerarci, soprattutto agli occhi di una civiltà così, diciamo, tendenzialmente perfettina come quella del Giappone, un modello. Il ministro mi ha detto, no, io sono venuto perché mi hanno detto che voi fate una pratica che si chiama trattamento. Noi non sappiamo che cos'è il trattamento. Allora gli ho chiesto, come non sapete cos'è il trattamento? Cioè è il, diciamo, l'azione che viene rivolta verso i soggetti detenuti per metterli in condizione di riflettere, di migliorare se stessi, di darsi una istruzione ulteriore rispetto a quello che hanno, di professionalizzarsi per trovare lavoro quando escono, incontrare sistemi di supporto dal punto di vista psicologico, che gli aiutino proprio a rimeditare il sé. Dice, da noi questo sarebbe impensabile, perché da noi la tutela della persona offesa prevede che qualunque azione volta a favore di un detenuto sarebbe offensiva rispetto a chi ha patito il reato, cioè è stato leso dal reato. Allora mi devo dire la verità, mi sono galvanizzato e mi sono speso nel raccontargli qual è la nostra visione del diritto, delle garanzie, la visione anche, no, la butto giù in termini filosofico-spirituali, catartica della pena, quindi una pena che non è una punizione fine a se stessa per ricompensare con una sorta di legge del taglione un male fatto, ma è una reazione della società che contiene in sé una azione a favore del detenuto. È questo quello che io vorrei sottolineare con voi. È questo che fa la differenza. La nostra cultura giuridica è questo. E voi siete, nell'istituto penitenziario, i garanti soprattutto di questo. Io confido che questo corso dia una, diciamo, i partecipanti a questo corso diano veramente una svolta. A questo proposito vi, ecco, veramente concludo. Vi vorrei sollecitare la memoria a un film con, credo, Eddie Murphy. È un film di qualche tempo fa, voi siete tutti giovani, quindi purtroppo i miei ricordi letterari o cinematografici sono un po' risalenti, però c'è un film con Eddie Murphy in cui lui si accompagna, uno della serie, lui si accompagna ai piedi piatti di altra località degli Stati Uniti e improvvisamente diciamo, si confrontano con gruppi criminali sempre molto più potenti, molto più agguerriti, molto più numerosi, eccetera. A un certo punto c'è una scena in cui Eddie Murphy, puntando una pistola insieme con i suoi due nuovi colleghi all'interno di una sorta di hangar, si vede di fronte a sé questa massa molto molto più numerosa, molto più grande di criminali armati di tutto punto, addirittura con dei bazooka, con i mitragliatori, e sono decine e decine di persone. Allora un brivido passa lungo la schiena di Eddie Murphy e degli altri due poliziotti, poi improvvisamente c'è questa scena che i criminali, sgomenti di fronte alla pistoletta puntata di Eddie Murphy, abbassano le armi e le depongono a terra. Lo spettatore rimane incredulo fino a che la telecamera non allarga la ripresa, non allarga la visione e si vede che dietro Eddie Murphy e i due ci sono i nostri. Ecco, noi vi aspettiamo in questo modo. Grazie.